sono Davide Re, quest'anno ho vinto nel 2017 i campionati italiani assoluti, dopo essermi trasferito a Rieti con la mia nuova allenatrice Chiara Milardi, che mi ha raccolto dopo un 2016 disastroso, mi ha volato appunto a vincere il titolo di campione italiano, ad arrivare terzo in Coppa Europa a Lille in Francia e a qualificarmi a partecipare al mio primo mondiale d'atletica, dove ho passato il primo turno. È stata una stagione fantastica, l'esperienza mondiale è stata praticamente indescrivibile, trovarsi anche nello stesso albergo con tutti atleti provenienti da nazioni da tutto il mondo, nazioni che onestamente alcune neanche conoscevo, non sapevo collocarle neanche geograficamente, eppure ritrovarsi tutti nello stesso albergo a mangiare insieme, a vivere insieme per quelle due settimane e gareggiare in batteria. Ho gareggiato con Van Niekerk, che poi ha vinto la finale, l'anno scorso aveva vinto le Olimpiadi a Rio con il record del mondo, e io, per me essere in batteria con lui era assolutamente eccitante, e quindi un mare di emozioni questa stagione, tutte positive, e speriamo che sia sempre così per il futuro, sempre meglio. Ai giovanissimi voglio dire, a quelli veramente giovani, di non avere fretta in realtà, perché lo sport agonistico inizia da grandi e da piccoli è giusto fare tutto e divertirsi e sviluppare capacità motorie in tutti i campi, in tutti i settori e in più sport possibili. Per chi invece è già un po' più grandicello, ovviamente che l'impegno più del talento, l'impegno quello vero e la professionalità è alla base di tutto, che nonostante uno può essere impegnarsi, essere professionale, comunque gli inconvenienti e le annate no, ci sono per tutti. Addirittura io nel 2016 ho avuto la più brutta annata della mia vita da quando avevo 18 anni, le fiamme gialle quasi stavano per mettermi alla porta, mi hanno detto ti diamo ancora un anno, però poi devi lavorare, devi dimostrare che la nostra fiducia giustamente doveva essere ricambiata, perché dovevo portare dei risultati. E dopo un 2016 disastroso è arrivato un 2017 fantastico, quindi mai arrendersi, e se uno si impegna prima o poi i risultati arrivano.